ho dovuto rimanere qui per molte telefonate, per diciamo, i media che ovviamente hanno avuto chiarimenti da parte mia e non per altro, altrimenti sarei lì con voi senza nessun problema, perché posso garantirvi che da questo punto di vista non ho nessun problema. Ovviamente chi sa leggere le carte sa quello che abbiamo fatto noi per quanto riguarda un pezzo del Tribunale di Palermo e ovviamente lo leggiamo in una maniera, magari insieme così si chiarisce. Io sono stato denunciato per stalking da un avvocato, a Palermo Seminario siamo abituati a dire nome e cognome, continuiamo a farlo, con l'occasione, non so se è qui con voi, di salutare il mio direttore, Riccardo Rioles. Questo ha fatto sì che durante la nostra inchiesta sia stato intercettato, perché a luglio dell'anno scorso la procura ha cercato di bloccare questa mia inchiesta attraverso un'indagine nei miei confronti. Sorvolato questo, che leggerete prossimamente sui giornali, io volevo semplicemente parlarvi di quello che è il lavoro dell'emittente Treiato in questi quasi 20 anni di attività, perché ovviamente non si può distruggere un uomo con una notizia giornalistica, con i se, con i ma, con il condizionale, con tanto altro ancora. Non so se vi sentite. Quindi, da questo punto di vista non andiamo avanti, forse ho, diciamo, sollecitato anche questo articolo oggi su Repubblica, visto che 2 giorni fa abbiamo detto che continueremo questa inchiesta e apriremo anche un varco su quello che è la sezione fallimentare dei vari tribunali, dove anche lì ci risultano notizie, e ovviamente non tutto è trasparente, e di CTU data ai magistrati per migliaia di euro. In Italia si dice che chi tocca i forti, e già mi sono spiegato, prego. Allora, Treiato è invece tutta una tradizione che non ha mai guardato in faccia a nessuno, che in questi 20 anni da sempre ha combattuto la macchina, non a fare la corruzione e l'estorsione soprattutto, e ovviamente abbiamo subito decine e decine di intimidazioni semplicemente per fare, io lo continuo a ripetere, la normalità, il lavoro di giornalista. E allora, vedo, sapete che continuo a ripetere fino alla nausea, che in Italia purtroppo il giornalismo è tutto politicizzato, è tutto in mano alla politica, sia di destra, di centro, di sinistra. Chi va in edicola oggi e compra l'unità sa che compra il giornale che è stato rimesso in piedi con i soldi nostri da Renzi, dove anche il direttore. Se si va in edicola e si compra Repubblica, si compra un giornale dove De Benedetti da sempre è il governo, se si va in edicola e si compra Libero e il giornale, si compra il giornale ovviamente di Berlusconi. Non parliamo dei media, che è la stessa cosa, Rai 1, Rai 2 e Rai 3, il consiglio di amministrazione viene nominato dal presidente del consiglio di turno, Mediaset è la voce del padrone, programmi demenziali che non si occupano dei veri problemi del paese, come il problema delle mafie. Vi conoscete un programma che parla di mafie, di sensibilizzazione alle mafie, cosa sono le mafie nel nostro paese, non solo parlo di noi o Cosa Nostra, ma ovviamente il nord è più infiltrato di noi, e quindi di mafia non se ne deve parlare perché c'è questo stretto binomio che lega la mafia con la politica. E forse per dire queste cose siamo scomodi, per dire queste cose ovviamente attaccare quelli che sono poteri forti, anche in questo caso istituzionali. Ovviamente gli avvisi, io l'avviso di garanzia non l'ho ricevuto, ma gli avvisi di garanzia ai magistrati sono arrivati e diciamo che uno deve stare attento anche a subire le conseguenze. Credo che di essere stato molto, molto chiaro, se poi volete anche potete fare delle domande, non ho nessun problema a rispondere.